Pordenone, hanno deciso in accordo fra di loro di presentare piatti assolutamente tipici della nostra regione, perché voi sapete che la nostra regione ha comunque una cucina che tiene conto di tutti i paesi, di tutti gli invasori, di tutti quelli che sono passati sul nostro territorio, quindi abbiamo influenze di cucina ungherese, di cucina austriaca, di cucina tedesca, soprattutto di cucina veneziana, quindi abbiamo tutte queste influenze. Però rispetto a queste influenze c'è la possibilità di modificare piatti tipici. Toci Braide, simbolo del potere. Toci Braide è un piatto molto vecchio, che è stato riscoperto negli anni 60 da Gianni Cosetti. Gianni Cosetti, assolutamente importantissimo chef del nostro territorio, ha gestito il bar del Quirinale, ha gestito altre attività di famiglia e poi è andato ed è conosciuto soprattutto per la gestione del mitico Roma, si chiama, l'albergo Roma di Tolmezzo. Lui ha riscoperto questo Toci Braide, poi vi spiegherà Bruno, vi spiegherà lo chef, che se vuole, no, un attimo solo, poi comincerai a lavorare, tanto non è che aspettiamo che li faccia tutti qui, sono già pronti, quindi mi farà vedere come si fa, non sono da voi. Allora, stavo dicendo, molto velocemente, polenta morbida sulla quale sono messi dei formaggi fusi, sopra i formaggi fusi viene messa una morchia di burro, quindi burro sciolto in padella con farina di mais, fatto scurire e pigliare sapore, viene messo su questo simbraio. Poi ogni locale lo personalizza, per cui sopra viene aggiunto qualcosa di personale. Gianni Cosetti, quando l'ha scoperto, ha messo su questo Toci Braide un torchon di foie gras, cioè fegato grasso d'oca, messo in uno straccio, messo a bollire, in acqua abbondante, messo a bollire, tagliato fuori, tagliato a fettine, messo sopra e quindi poi è stato messo la morchia. Questo è il piatto originale. Ma noi, ormai 3 anni fa, passano gli anni, era un 20 settembre, era stata identificata come la giornata mondiale del turismo. Nella giornata mondiale del turismo le regioni italiane avevano identificato un piatto della tradizione, e in Friuli Venezia Giulia era stato scelto il Toci Braide. Toci Braide o Toc, qualcuno dice Toc, qualcuno dice Toc, io sono milanese, ma qualcuno dice Toc. Stavo dicendo che un'ottantina di ristoranti della nostra regione hanno presentato il Toci Braide, ha avuto un enorme successo, molti ristoranti che addirittura non avevano nel menù, l'hanno lasciato nel menù, continuano ad averlo nel menù. Ma per esempio a Trieste mettevano su del pesce, nelle nostre valli mettevano la pitina, quindi ognuno personalizzava. Oggi poi ci spiegherà, ci sveleranno cosa metteranno loro per personalizzare. Arrivo velocemente al frico. Chi non conosce il frico? Oh, allora vado avanti. Allora, il frico, in questo caso il più classico, patate lessa e formaggi misti di diverse anni, vengono scaldati le pentole con della polenta gialla. Piatti poveri, frico, c'era la stufa accesa in casa, le patate prodotto dalla terra che erano sui campi, veniva raccolto, veniva messo a bollire, formaggi avanzati, le croste, formaggi avanzati, non tagliati, messi in padella, fatti saltare e veniva fuori. Frico, anche il frico, ci sono molte declinazioni, c'è il frico secco, il frico a cipolla, ci sono molte declinazioni. Oggi loro ci diranno quello che fanno. Io dico ancora solo una cosa, con questo piatto, allora abbiamo parlato di piatti tipici, ce ne sono tanti, in provincia di Pordenone, qualche anno fa ci siamo chiesti, quando viene un turista, quando viene un ospite, chiede qual è il piatto del territorio? No, non c'è un piatto del territorio, non è assolutamente vero. Noi abbiamo fatto un'iniziativa con il Messaggero Veneto, abbiamo chiesto alle famiglie, alle scuole, siamo andati a vedere tutti i libri che avevano parlato di piatti del nostro territorio, abbiamo raccolto 700 ricette.
io le ho assaggiate tutte, alla fine no, abbiamo fatto una pubblicazione con la Biblioteca dell'Immagine che raccoglie 230 ricette del nostro territorio. E addirittura ogni paese, ogni ha queste ricette. Stavo dicendo, arrivo velocemente, poi mi perdo perché queste cose mi appassionano, sarà abbinato con un traminare aromatico dell'azienda Bessic. I vini sono un'altra peculiarità del nostro territorio, i vini delle Grave sono assolutamente vini che stanno assumendo importanza, sono vini che in questo momento hanno più aromaticità, hanno meno grado dei vini, in Friuli Venezia Giulia si conoscono i vini del territorio. Oggi si bevono più volentieri i vini del nostro territorio, delle Grave, dei Magrebi. Perché? Perché per quelle motivazioni che dicevo prima. Ce n'è un'altra ancora, che in questo momento è anche importante, costano un po' meno degli altri vini. Quindi si bevono più volentieri. Io ho finito per il momento, passo la parola a Bruno perché è ora che incomincino a lavorare. Vi ringrazio dell'attenzione, casomai ci sentiamo dopo verso la fine. Grazie. Grazie signor Sergio, io non sono un oratore come il signor Sergio, non vi aspettatevi i discorsi che fa il signor Sergio. Niente, io sono mi chiamo Bruno, sono il gestore del ristorante alle Grazie, si sente? Sì, del ristorante alle Grazie appunto per il più vicino e cerchiamo di portare avanti quelle che sono le tradizioni e i sapori della nostra terra, del Friuli, stiamo parlando del Friuli. Quindi, visto che siamo pieni di storia e la storia del nostro paese non ce la dobbiamo dimenticare, e con la storia c'è la civiltà, c'è la cultura del nostro paese e questi piatti fanno parte proprio della cultura e della storia del nostro paese. Adunata degli Alpini è un evento eccezionale per Pordenone perché probabilmente, almeno finché io sarò vivo, non succederà più. E quindi è un evento importantissimo. Sì. È stato scelto di fare questi piatti proprio perché l'alpino è una persona della nostra terra, è una persona orgogliosa di essere della propria terra, della nostra, ma di comunque tutte le parti d'Italia. E quindi è attaccato al terreno dove è nato e dove magari vive. E quindi è stato scelto di fare questi piatti molto poveri in base, però che si prestano, sono molto anche versatili. Intanto si possono abbinare alle stagioni, sicuramente. Io inizierei. Ma io sì, direi di sì, sì, ok. Si possono tutti. Lui è Vito, scusate, il nostro collaboratore, il nostro chef, quindi adesso lui magari inizia. Nel frattempo che il mio titolare vi spiegherà i piatti e la loro storia, io vi illustro velocemente quello che vado a preparare. Qua abbiamo una fonduta di formaggio di malga che abbiamo sciolto a bagnomaria. La ricetta originale prevede 1 litro di latte e 300 grammi di formaggi misti. Nel mezzo c'è pure la ricotta. Noi l'abbiamo modificato. Io ho tolto la ricotta e ho messo solo formaggi. E l'ho raddoppiata di quantità. Poi andiamo a preparare della morchia, sarebbe del burro fuso con della polenta, che la facciamo imbrunire fino al colore desiderato. Poi andrò a preparare un frigo tradizionale, patate lesse schiacciate e un misto di formaggi, montasio fresco, montasio stagionato. Questo è quello che andiamo a preparare. Ora vi lascio il mio titolare che continua con la spiegazione della storia, nel frattempo io vado a preparare questi piatti. Ok, grazie Vito. Volevo andare avanti col discorso dicendo che se è stato scelto questo piatto proprio per rimarcare quello che è l'origine di questa terra. E quindi siamo andati a fare il dolce in braide, come ha spiegato il signor Sergio, e noi l'abbiamo personalizzato visto che siamo in primavera da ieri, e abbiamo personalizzato con degli asparagi verdi per poter dare questo gusto anche di fresco, di primaverile, perché magari per il invernale si può usare i funghi, la pitina si può usare,
in questo periodo abbiamo... Dopo abbiamo messo dei formaggi, i formaggi che abbiamo scelto di mettere, perché anche qui si può personalizzare anche in base. Noi vediamo dei formaggi che provengono giusto dalle piccole realtà artigianali della nostra collina pordenonese. E quindi ci sono dei formaggi che vengono da parte di Sarone, Polcenino, queste zone molto vicine a noi e quindi anche a chilometro zero, se vogliamo così. Queste piccole realtà sono da elogiare secondo il mio punto di vista, perché proprio per il fatto che sono piccole sono personalizzate, ognuno fa un prodotto che ritiene più giusto ed è principalmente un prodotto genuino. Un prodotto genuino perché sicuramente i prodotti più genuini sono, meglio è, e meglio è anche per il nostro organismo. Più andiamo a elaborare piatti, più dobbiamo trovare dei prodotti per poterli modificare e per il nostro organismo più semplice il piatto meglio è. Oltre al fatto che sicuramente il piatto più genuino è, probabilmente costa anche un po' meno, soprattutto per economico, ma comunque rispecchia quello che è la tradizione del nostro paese, questo è importantissimo. E questo per quanto riguarda il dolce brasile. Volevo farvi notare una cosa. Vito non è di Claudio di Tramonti. Originario di Pordenone. Però da quando è arrivato a Pordenone si è appassionato a questa cucina e per cui anche lui diventa un esportatore di nostra tradizione. Voi sapete che Polcenico, Aviano, terra di cuochi, terra che ha esportato cuochi in tutto il mondo, ecco, ma i cuochi per cui sono attratti dal nostro territorio, vengono sul nostro territorio per imparare il nostro piatto. Vito è uno di quelli. Sicuramente qualche anno fa, perché ho passato un attimo in rassegna il suo territorio, ha fatto tanti locali, ma quasi tutti verso il Meridione, per cui oggi porta la sua cultura di un certo livello, la porta sui nostri piatti. A volte queste integrazioni fanno benissimo. E allora, visto che sta andando avanti con i lavori, il frico ormai è diventato famosissimo. Sappiamo tutti come è diventato famoso anche in America. E quindi riscoprire questi piatti penso che sia anche un fattore di orgoglio per il nostro paese. Ci siamo negli anni del boom economico, magari ci siamo o abbiamo sumato gran parte dei prodotti di altre zone del mondo. E abbiamo forse lasciato un po' perdere quelle che sono le nostre tradizioni, il nostro modo di essere e quello che mangiavamo, perché magari nel boom economico bisogna provare tutto ed è giusto provare tutto. L'importante è non dimenticarsi delle proprie origini e in questi ultimi anni, per fortuna, secondo il mio punto di vista, si sta riscoprendo quello che è la cucina tradizionale locale. Parlo per noi, ma in generale in tutto Italia. Abbiamo una grande risorsa che è la specificità delle zone. Ogni zona d'Italia, possiamo dire quasi ogni paese, ha delle sue specificità. Le dobbiamo farle elevare, dobbiamo farle vedere, dobbiamo farle provare alla gente che vuole venire in Italia e assaggiare i nostri prodotti. Perché la tradizione culinaria dell'Italia, forse un po' di campanilismo, ma credo che in altre parti del mondo non sia così. E quindi questo è secondo me è proprio un ritornare a rivedere le cose concrete, ritornare ad assaggiare i prodotti classici della nostra terra, riscoprire i sapori della nostra terra. Ok, non mi dilungo altro perché prima non sono in grado. Adesso Vito sta cercando perché la padella magari non è. Sto cercando. Sta cercando. Non è proprio delle più adatte per poter fare questo tipo di lavoro, ma vedrete che verrà fuori un buon risultato sicuramente. Il mix di formaggi che noi usiamo sono dei formaggi, un mix di formaggi freschi e un po' di formaggi stagionati. Per quanto riguarda i formaggi che abbiamo usato per la tocibrate,
sono formaggi più freschi. Invece per quanto riguarda il frigo usiamo formaggi un po' stagionati. Perché questo? Perché vogliamo che il prodotto non sia un prodotto tanto gommoso, non deve essere un prodotto tanto, come lo concepiamo noi, deve essere un prodotto giustamente gommoso, ma deve avere anche la sua croccantezza, non deve essere del tutto gommoso come il formaggio finale. E quindi noi abbiamo scelto di fare questo mix di formaggi locali proprio per questo motivo. Il frico ci sono tante versioni. C'è la versione classica, come ha spiegato il signor Lucchetta, con delle patate e dei formaggi. Dopo ci sono le versioni, ce ne sono tante, le ricette che si possono fare con il frico. Ci sono quelli con la cipolla, ci sono quelli con la pancetta, c'è gente che ci mette con la salsiccia. Dipende uno come lo vuoi fare, la può sempre personalizzare, questo è importante. I nostri piatti, siamo in una terra di produttori di vino, i nostri piatti per storia, per tradizione, ripeto, sono elevati, sono diventano piatti importanti, equilibrati, se sono abbinati a un buon bicchiere di vino. È importante il calice di vino che si va a mettere ad abbinare al piatto, perché se è un vino tanto fatto bene, ma dopo che sia anche abbastanza equilibrato col piatto, evidenzia, risalta il piatto ed esalta il vino. Se noi mettiamo un vino che fa un po' pugilato col piatto, diciamo che non siamo capaci sicuramente di capire il vino e non siamo capaci di capire il piatto. Quindi è importantissimo che ci sia un equilibrio tra il piatto ed il vino. E qui i friuli, come vini, possiamo dire la nostra, non nel mondo, probabilmente, forse per il territorio che ci ha aiutato, ma negli anni vedo che il consumo di vino italiano nel mondo sta aumentando. Il consumo sta aumentando non perché la gente beve di più, perché la gente beve meglio, perché c'è più gente che vuole assaggiare e provare delle emozioni bevendo un vino, assaggiando un piatto. E quindi i vini italiani, secondo il mio punto di vista, si stanno comportando bene, perché hanno un giusto rapporto qualità-prezzo e stanno, secondo me, soddisfando quelle che sono le esigenze, le tendenze della gente giorno d'oggi. Adesso la gente vuol bere un calice di vino, sia tanto di una gradazione alcolica altissima, in generale, dopo ci sono anche le eccellenze, come il vino, ma vuole che sia un vino fresco, che sia un vino che abbia sì dei profumi, che abbia dei gusti, che abbia un bel corpo, ma che abbia anche dei bei profumi e eleganti specialmente. Quindi noi qua in Friuli Venezia Giulia, sicuramente in Italia, ma specialmente qua in Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda i vini bianchi, credo che possiamo dire la nostra. E abbinare questi nostri vini ai piatti che andiamo a proporre, esaltiamo sia il piatto che il vino. Per quanto riguarda le grave del Friuli, noi siamo partiti tardi. Posso permettermi, signor Bessi, di dire che siamo partiti tardi, esatto, perché noi per 50 anni abbiamo sempre parlato di aziende, di industrie, e non ci siamo accorti di quello che stavamo calpestando. Non era una cosa proprio metaforicamente da calpestare, ma era una cosa da portare in palmo di mano, perché la nostra terra. La nostra terra ci può dare delle grandi soddisfazioni e ci può accompagnare, ci può, diciamola tutta, possiamo anche economicamente dire che ci può rendere, giusto? E non ci eravamo accorti per tanti anni, finalmente adesso, voi per altri motivi, la gente finalmente capisce che la terra da cui veniamo ci può dare ancora tanto e tante soddisfazioni. E quindi penso che i vini delle grandi Friuli siano un esempio di questo,
questo discorso. Cosa possiamo dire? Una volta, mi ricordo, io ero bambino, la stessa età, io e te, no, non so, ma comunque tanto vino con le fiorette, non so se voi sapete. Bevamo tanto vino, Aseo bon. Nel senso che il vino non si sapeva fare, non sapevamo riconoscere la terra, non sapevamo riconoscere il vino. Invece adesso negli ultimi anni, per fortuna, che con le scuole, con tutta una serie di migliorie che sono state fatte, possiamo riconoscere sicuramente delle fiere di vini che si producono nelle grandi famiglie, perché sono particolari. Fare una fotocopia, fare un clone è facile, diciamo adesso, il giorno dopo, però fare dei vini che abbiano le proprie caratteristiche è più difficile. E qui adesso, secondo me, nelle grandi Friuli si sta facendo questo, si sta cercando di fare un prodotto che è delle grandi. Delle grandi Friuli ha una sua tipicità, ha un suo modo di presentarsi nel mercato, ha una sua nicchia di mercato. Quindi io vorrei chiamare proprio per questo. Possiamo andare avanti? Sì. Potrei chiamare il signor Bessici, magari ci può dare due parole. Porto via il microfono un attimo per dire una cosa. Allora, l'azienda Bessici è venuta da noi, abbiamo un tramite. I ristoratori della provincia di Pordenone che sono presenti in fiera hanno fatto una collaborazione con Eno Pordenone. Eno Pordenone è un nuovo gruppo di viticoltori, e non solo, perché sono dentro anche altre aziende che si occupano soprattutto di promozione delle cantine e dei vini del nostro territorio. È nata 2 anni fa, ormai 3 forse, 3 anni fa quasi, e fa promozione. Noi stiamo collaborando con i produttori per far conoscere questi prodotti. Allora, qui diceva prima Bruno, arriviamo un po' dopo, però devono stare attenti perché siamo dei diesel, quindi andiamo avanti. Il problema era, lo riconosco come ristoratore, che venivano un po' usati anche nei nostri ristoranti i vini del nostro territorio, perché mediamente il ristorante dà risposta al cliente, il cliente arrivava e chiedeva il foglio. Le cantine stesse, noi non eravamo così sicuri di questo vino, dei nostri vini. Qualche anno fa ci siamo svegliati un po' tutti e abbiamo detto, porca mattina, abbiamo dei vini buoni. Pordenone, la provincia di Pordenone, parte dalle barbatelle, le barbatelle di Rausceno vanno in giro per tutto il mondo, i viticoltori del mondo usano le barbatelle di Rausceno, poi ci sono i vini, vengono fatti i vini, poi abbiamo Magnano dove è il maggior produttore di cava tappo d'Italia, se non d'Europa. Quindi Eno Pordenone, se voi guardate la scritta Pordenone, in mezzo a Pordenone c'è Eno, c'è una storia a Pordenone su vino. Qualche anno fa ci siamo arrivati, Eno Pordenone ha colto a bordo là e sta facendo questa promozione sul territorio. Quindi ecco, c'è da Bessici che è qua, che è un'azienda speciale, particolare, ogni azienda. Allora, non c'è cosa di più identificativa del territorio di un vino, quel vino lì lo fai solo lì. Allora, le rappe le possiamo fare per tutto, i vini è vero possiamo farli le vini, ma quel vino lì lo fai solo lì, quindi è veramente cambiato il territorio. E per questo che noi lo vediamo al fatto di vino. Se vediamo vino, vediamo territorio, se vediamo territorio, vediamo. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Fabio Bessic, sono uno dei fratelli titolari dell'azienda Bessic di Rovere del Piano, e la nostra azienda, come ci diceva sia Sergio, ci dicevano loro, abbiamo, diciamo che abbiamo un feedback un po' particolare nella zona di Pordenone. Abbiamo sempre prodotto la maggior quantità di vino di tutto il Friuli, in provincia di Pordenone. Si parla, si è passati dal 60% al 53%, adesso ancora oggi siamo i maggiori produttori, però diciamo che fino a 8-10 anni fa la qualità era
una qualità medio bassa, ecco. Quindi si puntava molto al vino sfuso, vino anche perché c'era questa richiesta, vino sfuso. Adesso è cambiato molto, il territorio è cambiato molto, le richieste sono diverse e anche il popolo danone ha capito che devono puntare sia al territorio italiano ma anche all'estero, quindi ci stiamo muovendo in questa cosa anche unendosi. Quindi abbiamo creato proprio una porta nuova. E a questo punto niente, vi dico qualcosa della mia azienda. Io, la nostra azienda è a conduzione familiare, ha più di 50 anni, cosa che sembra quasi strana perché molti mi dicono ma come siete a 50 anni, non vi conosco, però abbiamo una storia, però dobbiamo farla conoscere. L'azienda è stata creata da mio padre e poi l'abbiamo portata avanti noi fratelli, due sorelle. E niente, oggi abbiamo abbinato questi piatti in un tramino aromatico del 2012, un vino di una certa struttura e morbidezza per poter, diciamo, tenere questo piatto, che sono piatti che comunque hanno una certa grassezza, hanno una certa struttura, quindi dobbiamo abbinare un vino che tenga a 13 gradi e mezzo. Sentirete i classici profumi speziati, fico, questi profumi sono classici della famiglia romana. Vi lascio buon appetito e vi lascio l'abbinamento. Ok, grazie Fabio. Allora adesso noi velocemente andiamo avanti. Intanto che i signori dell'AIS di Pordenone versano, vi fanno assaggiare il tramino di cui ha parlato il signor Bessic, noi andremo ad impiattare e a farvi assaggiare i piatti che abbiamo fatto. Cosa dobbiamo dire? Sono piatti che non è facile abbinarli, non è facile perché abbiamo il grasso del burro, abbiamo i formaggi, quindi sono grassi, quindi non è facile. Abbiamo gli asparagi, che quindi abbiamo bisogno di profumi floreali più che altro, o minerali, e quindi non abbiamo. Noi abbiamo cercato di fare nell'abbinamento, diciamo che la soggettività è importantissima. Quindi magari per delle persone con la pelle e per delle persone con la pelle. Noi abbiamo cercato di fare il nostro meglio, non sarà il massimo. Vedete che prendete un bello scopo. E adesso Vito sta vi ha impiattato il frico che ha fatto qua. Non abbiamo sinceramente gli attrezzi adatti per farlo, quindi abbiate un attimo di compassione se non è proprio. Però quello che abbiamo fatto noi oggi stamattina a casa è un po' diverso. Quindi ecco, questo che sta portando Sergio, questo è il Tocci Braide. C'è la morchia, non vediamo la porzione così. C'è la polenta di asparagi e c'è la punta di formaggi che abbiamo fatto. Vedrete che è molto ma molto buono, molto buono. È un bel equilibrio di sapore, secondo me. I signori dell'AIS adesso ho visto che stanno avanti con la tensione, con il versare il vino. Cosa possiamo dire ancora? Per quanto riguarda la donata, torniamo al discorso, sì, intanto che loro versano magari vi servono. La donata degli alpini, come torniamo a dire? Per noi è una cosa importante. E quindi perché abbiamo scelto questi piatti? Dobbiamo ragionare a 360 gradi. Dobbiamo fare un prodotto che sicuramente deve essere veloce a fare, perché dovremmo soddisfare più gente possibile.